No, tu prendete me e... è un prezzo che... Se vi uccido sono destinato all'inferno, ma è un prezzo che sono contento di pagare. Ah! Prende il primo. Se avevo il coltellino con cui ha sgozzato il bimbo, non mi ricordo cosa gli fa. Gli fa uno sgambetto, gli cosa, gli cracca una mano, gli prende il coltellino. Primo coltellino. Primo nemico sgozza, bam, prende la spada più grossa, va da un altro, bam, l'ammazza, prende l'ascia. Nel frattempo tutta la famiglia del bimbo viene massacrata perché il padre viene. Il padre. Bellissimo la reazione del padre. Il padre va così. Lo lasciano perché stanno combattendo contro suo amore, lo lasciano per andare via, il padre non è che tipo tenta una cosa, ma così, così, doppio, l'ho visto proprio così. Che cosa stai facendo? E lo rincombo, lo riprendo. Loro appunto che l'avevano appena lasciato, lo riprendono e in due lo infilzano con due spade e cade. La moglie non si sa che fine ha fatto di sto tipo, è scomparsa per il combattimento. Cioè, è vero! Magicamente è tornato alla fine. Il figlio più grande, morto anche lui con una spadata nello stomaco, ovviamente poco prima che Solomon finisse di uccidere tutti quanti, perché ecco così. La figlia intanto non si sa. Mi viene messo un sacco in testa. Forse avrebbero trattato meglio. Tipo a testa in giù, andiamo a caricare sul cavallo, così così. Spezzata la schiena così. E questa parte via. E lui, merda, corre, raggiunge i cavalli. E poi i cavalli vanno oltre, perché lui ovviamente si accorge che non può seguire i cavalli. Dice, cazzo, io sono più veloce dei cavalli, non potrei farlo. Allora dice, non ce la faccio, a piedi torna indietro dalla famiglia massacrata. Dico, c'è la moglie che piange di fianco al padre. No, lo sta tenendo in braccio, letteralmente. Sì, proprio così, che non ha la moglie che tiene il marito. Ah, c'è lui. Devi salvare mia figlia. Cosa devi avvegliare di mare? Sono sicuro che è così. Ma no! Adesso si riaccende. Salvi mia figlia. Con lo sguardo storto, ovviamente. Perché era tutto storto. Perché è bello come muore, poi. Se salvi tua figlia, mia figlia, la tua anima sarà redenta. Ah, l'attore è quello che fa l'ex Luthor degli X-Men. Calvo, sedia a rotelle. Va bene. Ah. Va bene. La salverò. Tieni il mio medaglione. Con la foto di mia figlia e di mia moglie. Non guardare mia moglie, guarda mia figlia. Va bene, la salvo io. Se lui lo guarda così. La salvo io. È morto, poi così bella. Ciao. Oh, la moglie. Salvo. Mi aspetto qui. Aspettava, non si sa dove, perché quella moglie alla fine del film, cioè tutto di più, la figlia ritorna dalla moglie, ovviamente. Dalla madre. Non si sa dove è stata la madre fino a quel momento. Esatto, perché la sua carovana era andata a fuoco. Il suo carro, i cavalli scappati. Gli ha rubato Solomon per andare via. Perché no, gli uno solo. Uno solo. Beh, erano due, che ne allontani. Sì, comunque non si sa dove è andata, donna. Perché lì stavano saccheggiando qualsiasi cosa. Non so dove si è rintanati, in un buco insieme a un tasso. Comunque... Prendi sti cavalli, vabbè. Tempo 3 secondi li ha già raggiunti tutti, che nel frattempo si erano divisi. Lui, prima, trova un drappo rosso, fico, e se lo mette addosso, trova un mantello, fico, se lo mette addosso, il cappello. C'è il drappo rosso della tipa rintronato, cazzo. Fico, se lo mette addosso. Tipo, stylish, mette addosso. Stylish. Ok, adesso sembra Van Helsing, vado, ecco, una roba del genere. Parte, prende il cavallo. Ah, ecco, sì, quello. Prende il cavallo, tipo, 10, cioè... I tipi erano andati via da mezz'ora, si erano divisi per far perdere le tracce, lui tempo 5 secondi li ritrova tutti. Li stermina. Li uccide tutti, ovviamente non ritrova lo sfigato. Salva due carovane di schiavi. Ne avrà salvate, a un certo punto tipo si accorge, vede una collina piena di schiavi che stanno andando via, stanno camminando, dice cazzo quanti ne ho liberati, non l'ho trovata. Allora lui ovviamente cosa fa? Triste. Va in una chiesa a pregare. Chiesa ovviamente sembra bombardata, non ci sono più le pareti e il tetto. Oh, però quella chiesa, a parte tutto... Ma anche epoca ambientata? Sì. 1600 circa, tipo no. Era pieno di cadaveri, cioè tipo gli impiccati li usavano tipo i lampioni, no? Te vedi i lampioni contano? Sì, c'era un impiccato. E ogni volta che entravi in un... Così, gli mettono sì, come per stai? Stai della città entravi, impiccati. Okay. Sì, perché fa fico. Della moda. Non è considerata città se non hai l'entrata impiccata. Esatto, infatti l'unica chiesa non aveva niente, non c'era sangue, non c'era la neve, perché nevica sì. Nevica o piove, nevica. Quando non faceva niente lo notavamo, guarda non fa niente in questo momento. Hanno girato a Londra. No, il punto è che arriva la chiesa, inizia nevica. A pregare. Inizia a nevicare, ovviamente. Così cosa succede? Arriva un prete psicotico. Psicopatico. Psicotico più
confusione. Arriva, sto per te. Ah, tu, cosa ci fai qui? Prego il Signore. Ah, che bravo. Ti metto lì la sera, mano. Ah, parlano dell'Apocalisse. Parlano un po' dell'Apocalisse, il prete. No, non parlare così di Dio. Sì che parlo così di Dio, mi stanno i coglioni, guarda che macelli che sta facendo. No, non parlare così. Chi è Solomon che gli dice non parlare? Cos'è stato? Ma aspetta, è Solomon che gli dice quello. Sì, sì, sì. Cos'è stato? Hai sentito cosa è stato? Che cos'è stato? Veniva da fuori. No, non è fuori. Il male è qui. Il male è già qui dentro. E dov'è? Sotto la botola. Apri la botola. Sotto la botola ci sono gli avatar verdi. Apri. Così. Cosa sono? Non si vede un cazzo. Si vede, sono zombie. Lo si vede da lontano, anche un bambino riconosce un zombie. Lo vedi? Sono di colore nerastro marcio, hanno gli occhi gialli. Sono verdognoli. Sono brutti, si mangiano tra di loro. Cosa sono? Zombie? È normale. Ah, questo è il mio greggio. Ah, bello. La lana poi. Comunque, cosa gli dai da mangiare? Carne. Sei a curioni sulla botola. Che cazzo tipo di carne gli dai? Che carne gli dai? Furbo. Agnello? Uma, pam, calcio di culo dalla botola. No. Lui casca. Ma è così cretino sto sotto. Sì. Casca di sotto, ovviamente, cioè. Resident Evil, casca di sotto, appena un zocco di carne tocca per terra. Non c'è più niente. Qui no, lui casca. I zombie. 10 secondi di pausa. Passa così, passa i zombie. Boh. Cerchio sui zombie. Boh. Così. Nel frattempo di sopra, mentre c'è il prete convintissimo che appoggia l'orecchio per sentire se stanno mangiando. Arrivano. Arrivano altre persone. I cattivi, che sono quelli che l'hanno ammazzato la prima volta Solomon nel bosco. Quello che gli hanno detto, io non combatto, pam, morto. Quelli lì, sono che sono arruolati nell'esercito del cattivo e sono lì. Esatto. Allora lui va di sotto, spada, wow, inizia a massacrare 50.000... Stringi che non so quanto dura la batteria. Esce. Cunicoli, prende una torcia, non si sa perché c'era una torcia. Le torce accese, non si fa da dove sono sbucate. Esce da un buco, lo zombie con la luce della luna, addirittura, manco quella del sole, frigge e ritorna nel buco. Belli zombie. Zombie, zombate. Zombie. Esce fuori, arrivano i cattivi, quelli che ma guarda chi prete. C'è! Oh, questo tuo amico gli lancia la testa del prete. No. Ah, lui non combatte. Credo di aver cambiato idea. Pam, pam, pam. Non so. Ma tutti. È il primo per... L'ultimo, primo, l'ultimo. Formazione. Tipo lo mette sulla botola degli zombie. Zombie. Quello zombie normale. Dimmi la verità o ti faccio mangiare. Dentro praticamente, no? No. Così. Ovviamente lo toccano, basta. Non sei sexy, tipo. Dimmi dove sta donna. Non l'ho mai vista. Guardala bene o ti ammazzo. Col medaglione. È morta. È morta. Dov'è la verità? È morta. Io non ti credo. È morta. Lo butti giù di sotto, ovviamente. Lui è morta. Si va ubriacare. Va ubriacare nella taverna. Nella taverna, lui che beve. Ti portano il vino. Prendi i miei soldi, lascio la brocca. Oh, grazie. Tipo, va via, lascio la brocca, prende la brocca. Praticamente è mezza vuota la brocca. Sì, perché si vede già che non esce niente. Poi quello che esce è giallastro. Forse è birra. Meno birra. Poggia la brocca gli casca. Perché di solito quando vogliono ubriacarsi non bevono birra. Non bevono più. Oh, quello è Solomon. Non è Solomon. L'unico sopravvissuto. Sì, no, non è Solomon. Ti dico che sono. Non è Solomon. Andiamoglielo a chiedere. Sei Solomon? Forse una volta. Risposta. Lo vedi che ubriaco? Non è Solomon. Io ti dico che Solomon. Stringi. Solomon. Lo portano via. Lei è morta! Gli dice, lei è morta, non ha più senso! Ormai. E qui l'altro dovrebbe chiedere, lei chi dovrebbe chiedere? Non dice niente! Non fa una piega. Sì, guarda. Va bene. Allora, arrivano i cattivi, mentre dormo, ovviamente no. cattivi tipo molto furtivi, del tipo la porta così, fiaccolone entra. Ma nessuno si sveglia, quello un tipo dorme, lo gira sto. Lo girano. No, non è lui, con la torcia, vanno vicino alla faccia delle torce, che tipo già il fuoco quando lo senti qua di una torcia e cade, lo mettono qua di fianco praticamente. Nessuno si sveglia. Lui gli arrivano vicino. Lo prendono, si sveglia, mentre lo prendono ovviamente perché. Però ha avuto la sbornia la sera prima, eh. Quindi Bob e Monna, sì. Lo crocifiggono. Lo crocifiggono, ecco, stringiamo. Pam, 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 pam.
e lo tirano su. Mentre lo tirano su, c'è la carovana. No, mentre è lassù! Mentre è lassù, esatto. C'è la carovana che passa con la carovana di schiavi.